Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video di oggi siamo su Brawl Stars. Ragazzi, oggi andiamo a farci una partita molto bella perché abbiamo Bombardino. E la mappa di oggi che abbiamo in sopravvivenza non è per niente male, perché Bombardino, ragazzi, qui ci può fare un gran casino. E infatti andremo a scegliere Bombardino lanciatore normale, quindi non andremo a scegliere Bombardino stregone, ma andremo a scegliere Bombardino, la sua skin principale, cercando di vincere. Perché ragazzi, sta mappa qui, questa qui, nella arena caverna rumorosa, è molto utile perché ha un sacco di, diciamo, muri che ti impediscono di sparare o di colpire qualche nemico da un colpo ravvicinato. Ma come vedete, Dynamite può anche oltrepassare il muro con i suoi colpi, no? Quindi ragazzi, è molto buono. Cercheremo di vincere con Dynamite, cercando di fare molti danni, ovviamente, perché ragazzi voglio batterlo quello lì, e quindi cercherò di vincere. Ok, noi in realtà potremmo fare un sacco di danni molto pazzeschi, ovviamente molto pazzeschi. E come vedete, gli facciamo anche tanti danni. Allora ragazzi, mamma mia, sta mappa proprio va bene. Non so voi, ma a me va bene sta mappa. Attenzione, lo sapevo che lo tradivo, ma era ovvio. Attenzione che l'abbiamo ucciso. Attenzione che abbiamo stato tanti qua. Attenzione raga, abbiamo un sesto e ora ce ne manca altri qua. Allora, ci manca forse un'altra gemma per essere più forti, ma va bene. Allora, noi siamo all'interno e fa veramente male, perché noi non dobbiamo mai stare all'interno ma all'esterno, perché non infatti perché da vicino raga non facciamo, ecco, non facciamo niente, cioè da vicino non facciamo niente. Per questo ragazzi, a meno che non siamo lontani. Vabbè dai. Allora vediamo un po' una cosa. Ma che missione abbiamo? Niente, tra 19 minuti. Ma io tra 19 minuti non faccio niente. Quindi ragazzi, ci andiamo a fare subito un'altra partita. Poi ragazzi, farò anche dei video tutorial di Brawl Stars. Perché? Perché ragazzi, Brawl Stars c'ha qualcosa che è cambiato, no? È cambiato un po' di cose. Quindi ragazzi, un po' per quello, un po' non per quello. Mamma mia, ragazzi, non mi ha beccato nessuno. Anche se mi è venuto in 2-3, non mi ha beccato nessuno. È stato pazzesco che nessuno mi abbia potuto uccidere, perché mi potevano uccidere, e quello che volete lo sapete, no? Cioè mi poteva far fuori, cioè in secondo, ma no, proprio non ce l'hanno fatta quei due. Cioè questo appendico qua mi poteva uccidere prima. Io ragazzi ho molto più facilità di ucciderlo. Poi ragazzi, potete farci anche un tutorial nel quale io vi insegno ad usare i brawler. Sarebbe un bel tutorial, ovviamente ragazzi, dipende anche dal fatto che ovviamente non è facile, perché sarebbe come quello di PES, non ci mette forse un po' di mesi. Devo vedere poi ragazzi quanto è durata la serie delle maglie, della serie A. Devo vedere un po'. Mamma mia, c'è ragazzi, avete visto, c'era. No vabbè, no, ma lì per me c'è ancora. No, eccolo. Ah no, ma ce n'erano due. Aspetta, adesso hanno detto, ma non era un po' più forte? Attenzione, c'è quello e io me lo carico. Attenzione, non si vedono i colpi, non so se si vedono i colpi, ma credo di no, e spero di no, ma ok. Allora abbiamo perso, perché ragazzi mi ha visto, mi sa dove sono. Ecco ragazzi, cioè era ovvio che mi uccideva, perché cioè io ero proprio lì accanto a lui, quindi era ovvio. Ma va bene ragazzi, ci andiamo a fare l'ultima partita cercando di vincerla, perché la voglio vincere, perché ragazzi veramente, cioè la voglio
assolutamente vincere, sperando anche di non perdere, perché ragazzi è molto difficile. Ok, allora. Andiamo qui. Vediamo anche chi lo andrà a prendere, così almeno cercheremo di fargli male. No, cazzo, sto mirando un altro, raga. No, attenzione, ci vogliono uccidere. Allora, attenzione in quello che si può uccidere. No, attenzione, raga, potremmo uccidere quello. Raga, però non posso ucciderlo quello lì. Cioè, molto, molto... ho capito, raga, ma questi proprio... infatti, ragazzi, non fate l'amicizia, che qui sennò finisce male, perché fare l'amicizia è veramente inutile, perché questi, raga, ti uccidono, non importa niente. Ti uccidono, quindi è meglio... cioè, più che essere amici loro, meglio non lo essere. Allora... io mi vorrei fare un'altra partita molto molto pesante, cioè voglio fare una partita nel quale voglio più uccidere che, cioè voglio avere un po' più di energia, perché ragazzi vorrei essere più che altro primo, perché se sto qui a camperare è impossibile, perché ragazzi devo prima di tutto recuperare questi punti, no, come vedete questi qua, come vedete lì sopra ne abbiamo un sacco, infatti se spavento Shelly forse, attenzione, raga, è uccisa. Mamma mia ragazzi, che kill! Questa è una kill pazzesca, cioè veramente. E come vedete ne abbiamo 5. Se io ne avessi 7, guarda, io potrei anche non essere... No raga, non possiamo... No, no, non ce lo puoi prendere. Non puoi prenderci. No raga, ma che cacchio? No, raga, ma i muri danno un fastidio. No raga, se me lo ritiravo un altro forse lui moriva. Caspita raga, no. Ragazzi, io l'odio sta mappa, cioè... È impossibile, io l'odio sta mappa. Infatti io non lo faccio quasi mai. Ok ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, perché ragazzi non la voglio continuare, mi dà fastidio sta mappa. Mi ho perso un sacco di trofei. Ragazzi, io spero che niente, questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video. E niente, ciao ciao. E un'altra cosa ragazzi, domenica esce un video molto molto speciale di PES. Ho fatto un video, una partita molto speciale, andatela a vedere. E poi ho anche fatto un, diciamo, un annuncio, un video annuncio di quel match, che non sarà ovviamente live, ma che è un match che sarà che è stato programmato e che infatti si pubblica automaticamente il giorno 02 agosto 2020. Ragazzi, spero che voi lo andate a vedere e spero che mi diciate se sia una buona idea oppure no. In realtà quello è un video prova ragazzi, quindi non è detto che ne farò altri, perché non ho voglia di fare quel tipo di video di PES, perché è molto molto pesante fare quel video ragazzi, è molto difficile, ci devo mettere anche un sacco di tempo. Già per fare raga quel video ci ho messo quasi 2 ore. Cioè raga, per fare quel video ci ho messo 2 ore, ma non per farci il video, ma per aggiustarlo, fare tutto il resto. E poi per metterci l'annuncio, cioè per fare l'annuncio e tutto il resto, raga, ci ho messo un sacco di tempo, spero che vi piaccia. Ovviamente non è bello quel video, l'ho visto, raga, ho fatto un po' di casini, quindi spero che il prossimo video che io farò di quel tipo sarà molto meglio. Ragazzi, questo video è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, niente, ciao ciao.